prosegue la riunione del Consiglio Comunale del 31 ottobre 2017. Allora, i 5 minuti sono passati abbondantemente. Allora, stavo dicendo che prima di passare al punto 4, volevo fare presente a tutti i consiglieri che sono arrivati oggi due note da parte di 5 consiglieri. Io volevo pregare uno dei firmatari di leggerle e poi... Sì. Vediamo se funziona. Presidente, abbiamo presentato stamattina due lettere. Una riguarda in maniera particolare i punti 4 e 6 dell'ordine del giorno. Riguardano naturalmente l'approvazione del programma costruttivo in variante senza la legge. Due approvazioni di due programmi costruttivi con variante al piano regolatore. Sono due tematiche per le quali già molte volte i consiglieri si sono riuniti per discutere, per affrontare le varie problematiche che queste comportano. Le riunioni che sono state fatte fino ad oggi, 3-4 adesso non ricordo, hanno per lo più affrontato l'aspetto tecnico di queste proposte, almeno al nostro modo di vedere, non hanno completamente fornito tutti gli elementi a noi consiglieri per poter decidere queste tematiche. Tant'è vero che nell'ultima riunione, a cui io non ero presente, però mi hanno riferito, c'era come dire, una comune volontà, un comune sentire di chiedere, riguardo a molte delle problematiche che sono emerse, un parere preventivo all'assessorato su, appunto, su molti di questi aspetti. Siccome ancora questo, che era l'esito di questa riunione, non era stato ancora formalizzato, abbiamo ritenuto intanto di fare queste premesse e di chiedere appositamente con la proposta o il rinvio generico per poter approfondire maggiormente queste tematiche, oppure, come si era rimasto nelle riunioni, dare mandato agli uffici per il parere preventivo all'assessorato. L'altra proposta era semplicemente una lettera, una richiesta che abbiamo fatto a lei, ma per fare quello che è già stato fatto, che si sta facendo, sia quello, visto il periodo particolare, di seguire in maniera rigida l'ordine del giorno, ma ripeto, è una cosa che già stiamo facendo serenamente. Più che altro l'importanza era su questi due capi, riguardo, ripeto, il punto 4 e il numero 6, per i quali secondo noi è opportuno o il rinvio per poter maggiormente approfondire o nel frattempo dare mandato agli uffici comunali di chiedere il parere all'assessorato. Semplicemente. Grazie, consigliere. Allora, parto dalla seconda nota dove si chiede al Presidente di cercare di evitare qualche incongruenza circa dare la parola più volte agli stessi consiglieri per evitare che ci siano appunto delle incongruenze, dato il particolare periodo che stiamo attraversando, stiamo vivendo, e mi riferisco alle consultazioni di domenica prossima. Voi sapete che da circa 2 anni e mezzo, da quando ci siamo insediati, io ho cercato di andare oltre il regolamento per dare la possibilità a tutti di esplicare più volte il proprio pensiero riguardante a temi molto importanti, quando ritenevo che intervenendo più volte si potevano portare più possibilità, più interventi che potessero darci più possibilità di intervenire col nostro voto, di essere più precisi. Però prendo atto, diciamo, del periodo particolare, per cui oggi mi limiterò a fare presente, diciamo, il regolamento. Riguardo alla seconda nota, qualche considerazione la devo fare, perché mi si tira in ballo praticamente a più riprese, nel senso che la prima, che per esempio non sono state allegate nelle mail informativa, non sono state inviate ai capigruppo appunto i punti 4 e 6. Sì, questa è stata una mia scelta solamente per il fatto che abbiamo fatto non so quante riunioni riguardo questi due punti, quindi ritenevo che ormai l'avevamo
diciamo, l'avevamo presente qual era il tema che dovevamo trattare, stando che poi c'è stato da parte di tutti presenti alle due riunioni qui nell'aula consigliare e ai preconsigli, si era arrivati a una a un'intesa che era quella di mandare le due delibere all'assessorato per il parere preventivo. Quindi ho ritenuto superfluo mandarle dato che avevamo deciso questo. Quindi, poi sul fatto che non ho fatto la conferenza dei capigruppo, io avevo parlato col segretario di questo consiglio comunale, il segretario mi invitava a intervenire subito perché c'erano due delibere che da tanto tempo erano presenti nella presidenza e non si discutevano in aula. Allora il segretario mi diceva che bisognava fare un consiglio subito per evitare che il comune fosse passibile di qualche ammenda da parte dell'assessorato. Quindi ho evitato di riunire i capigruppo per fare passare ulteriori giorni, considerato che domenica si va alle votazioni, quindi ce ne andavamo a giovedì o venerdì. Questa diciamo, è stata. Presidente, dico. No, 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 finisco. No, 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 finisco, no, no, finisco. Scusami, scusami, ci sono dei punti che avete messo in atto e io devo. Sì, poi la cosa. Tra l'altro voi scrivete che nel corso delle settimane precedenti sono state tenute diverse riunioni, quindi diverse riunioni significava che già sapevamo tutto quello che parlavamo. La terza cosa che. E la conferenza dei capigruppo è appositamente prevista dalle norme comunali, così non è, non c'è una norma, non c'è una norma, questa è una mia scelta che farò sempre, non l'ho fatta ora perché vi ripeto c'era un problema di tempistica solo per questo. E poi l'altro punto è la valutazione che questo interesse pubblico coinvolge aspetti e problematiche sino ad oggi non affrontate nelle riunioni. Questo non è vero perché la ricorrenza o meno del fabbisogno abitativo ne abbiamo sempre parlato, perché sappiamo che un Somera ha più case che abitanti, ne abbiamo sempre parlato. L'idoneità delle zone destinate allo scopo del vigente piano regolatore, e le zone ci sono già redatte, quindi vuol dire che sono idonee. E poi la coerenza dei progetti con l'ordinato governo del territorio, questa è la scelta che fa l'amministrazione di decidere diciamo, quello che deve essere il parere che un'amministrazione ha sul territorio, sul bene comune, quindi un indirizzo politico, ma questo è un parere che è stato chiesto più volte. E quindi voglio dire, sono state delle tematiche, secondo me, leggermente strumentali, però diciamo, alla fine voglio dire, portiamo avanti il nostro progetto che era quello di avere più delucidazione da parte dell'assessorato, almeno questo era l'intesa da parte di tutti, ed erano presenti tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale, tutti i partiti c'erano, quindi ne mancava qualche consigliere, ma era degnamente rappresentato dal collega della stessa lista, quindi, o dello stesso partito. Quindi, voglio dire. Quindi detto questo, passiamo al quarto punto. Scusa, un intervento gradirei farlo su questa nota. Su questa nota si può fare. Sì, buonasera a tutti. Io come dicevo, Presidente, io un intervento desidererei farlo, se non altro per un discorso di rispetto dei ruoli che ognuno qui dentro ricopre. E quando dico rispetto dei ruoli, chiaramente non mi riferisco soltanto al ruolo di consigliere che ho io, ma mi riferisco anche ad altre figure che alle riunioni sono state presenti. Allora, io non voglio né polemizzare con il consigliere Nigrelli né fare alcun tipo di polemica. Però alcune cose vanno chiarite. Questi due punti di cui parla la nota sono diciamo, all'attenzione del Presidente del Consiglio e all'attenzione dei consiglieri già da quest'estate. Io ricordo che la prima riunione del capigruppo è stata fatta in estate, non ricordo esattamente il periodo, ma sicuramente era prima della festa della Santa Patrona. Successivamente abbiamo ritenuto, visto la delicatezza dell'argomento, di convocare una riunione preconsigliare il 10 di ottobre e visto
vista l'assenza del sindaco e dell'ingegnere Alba, abbiamo richiesto al Presidente del Consiglio di rivederci nuovamente, sempre in quest'aula, il 17 di ottobre, perché chiaramente i consiglieri volevano conoscere gli aspetti tecnici di queste due delibere e quindi cosa l'ingegnere Alba aveva da dirci e l'orientamento politico di questa amministrazione, visto la particolare rilevanza di queste due delibere. Quando il consigliere Nigrelli e chi ha firmato questa nota dice che sono state trattate soltanto punti di vista meramente tecnici, non è così. Lei l'ha accennato prima, gli altri argomenti, diciamo, che riguardano gli ulteriori approfondimenti, ne abbiamo discusso. Detto questo, ripeto, bastava semplicemente sentire l'assessore Arramo. Assessore Arramo che è stato presente diligentemente in tutte e due le sedute, in tutte e due le riunioni preconsiliari, e tra l'altro dico è arrivata proprio dall'assessore che rappresenta l'amministrazione Catania la proposta di mandare queste due, di chiedere preventivamente il parere all'assessorato. Quindi prima di fare questo tipo di note bisognerebbe informarsi, anche perché il consigliere Nigrelli sicuramente impegnato, però a entrambe le riunioni non era presente, e mi stupisce che gli altri consiglieri che hanno firmato la nota, che erano presenti e che hanno votato così come tutti all'unanimità per richiedere il parere preventivo all'assessorato, mi vengano a firmare questa nota in cui si chiede il rinvio dei punti. Francamente rimango allibito. Non si sente? Ecco, si sente. Grazie Presidente per avermi dato la parola e ringrazio anche l'assessore Lo Conte che sta risolvendo un problema diciamo, di audio in quest'aula. Visto l'argomento che stiamo trattando, anche quello di poco fa meritava il giusto ascolto e la giusta attenzione da parte del pubblico. Abbiamo risolto ora, quindi meglio tardi che mai. Allora, io credo che queste due note che sono arrivate rasentano, secondo me, anche, se posso permettermi, inverosimile. Perché? Perché ci sono state le occasioni, tra l'altro diligentemente il Presidente del Consiglio ha convocato più volte, prima di questa seduta, delle riunioni plenarie con tutti i consiglieri comunali, e da cui è venuto fuori sempre la richiesta della presenza dell'ingegnere Alba, il dirigente dell'area tecnica, e del sindaco, che diciamo tutte le volte ovviamente non c'è stato, invece l'ingegnere Alba nell'ultima riunione c'era. La senta inverosimile perché? Perché non si capisce se dall'assessore Arramo è arrivata una proposta che è stata condivisa da tutti, cioè quella di, visto la delicatezza dell'argomento, di inviare in maniera preventiva queste due delibere, queste due varianti all'assessorato affinché l'assessorato si esprimesse in maniera preventiva e così ci fossero tutte le condizioni affinché ogni consigliere comunale avesse il quadro completo è chiaro, diciamo, quello che sarebbe stato il voto rispetto a queste due delibere. Non vedo perché ci si preoccupi stasera di in maniera preventiva, come per mettere le mani avanti, di rinviare i due punti all'ordine del giorno. Se c'è un accordo tra gentiluomini che è quello di mandare queste due delibere in maniera preventiva all'assessorato, che cosa c'è da temere? E poi non capisco un'altra cosa. Che cosa vuol dire? Che cos'è questo ammonimento al Presidente del Consiglio affinché limiti gli interventi dei consiglieri comunali perché siamo in un periodo caldo di campagna elettorale? La campagna elettorale può influenzare i lavori di questo Consiglio Comunale? Può distrarre i lavori di questo Consiglio Comunale? No, io credo di no. Capisco
che ormai negli ultimi giorni la campagna elettorale è la cosa più importante, è la cosa che avete in testa in questo momento. Però qua stiamo trattando argomenti che riguardano la città e il Consiglio Comunale, non c'entra niente la campagna elettorale. Capisco, lo capisco benissimo che il pensiero è quello della campagna elettorale. L'abbiamo capito non da ora, da 2 anni a questa parte, Non è che c'è bisogno di spiegarlo, però dico, il fatto che dovete dire limitiamo gli interventi dei consiglieri comunali perché possono influenzare l'opinione pubblica sulle elezioni. Ma che cos'è sta cosa? Ma l'elettorato di Mussolini è così, come si fa così influenzare dagli argomenti trattati qua dentro affinché ci sia, diciamo, l'influenza della campagna elettorale? Quindi non ne capisco assolutamente il motivo. La verità è una, concludo subito, la verità è una, siccome quando si prende un accordo tra gentiluomo che è quello di rinviare all'assessorato i 2 punti all'ordine del giorno, noi questa sera questo chiediamo, di rinviare, diciamo ufficialmente, queste 2 delibere ad un parere preventivo dell'assessorato affinché si chiariscono tutti i punti e tutti i dubbi che noi abbiamo, così serenamente poi questi temi verranno affrontati. Questo è quello che vogliamo. Dopodiché una cosa me la dovete lasciare dire, dico, è chiaro che l'argomento è così delicato che un'amministrazione e un sindaco che parlano di territorio dalla mattina alla sera, è normale che i consiglieri comunali chiedano all'amministrazione comunale quale sia l'indirizzo politico di gestione del territorio rispetto alle 2 delibere. Non è una domanda da marziani, è normale. Quando si parla di tutela del territorio, quando si parla di investimenti che vanno lungo una direzione, è normale che i consiglieri comunali sappiano qual è l'opinione del sindaco di Mussolini in questa materia. È chiaro il discorso? Io ho finito. Consigliere, il tenore della nota sugli interventi è stato ben colto dal Presidente e mi pare che lei strumentalmente non lo voglia capire. Non abbiamo chiesto di limitare gli interventi, ci abbiamo chiesto semplicemente di mantenere, di rispettare l'ordine del giorno, niente di particolare. Il Presidente mi pare ha colto benissimo il significato. Riguardo il discorso invece della proposta, mi pare che state reagendo come se nella proposta non fosse riconosciuto tutto quello che abbiamo già detto qui, che ci sono state le riunioni, che si è raggiunto l'accordo e che la proposta prevede il rinvio all'assessorato, quindi stiamo dicendo tutti la stessa cosa. Riguardo le tematiche, non è vero che abbiamo esaurito tutti i punti dell'ordine del giorno, il ingegnere Alba ci ha chiarito tanti degli aspetti, però anche io, guardando per esempio i vari contenuti delle proposte, tra i vari argomenti c'è, cioè, per esempio la rinuncia a un contenzioso. Abbiamo acquisito un parere legale se vale la pena rinunciare o no a questo contenzioso, perché lo vedo qui per esempio nell'accordo, in uno dei 2 accordi il proprietario di un fondo ha un procedimento pendente in Cassazione per circa 400.000 euro, di cui 57.000 già versati dal comune, si impegna a rinunciare alla lite. Ma noi sappiamo se questa rinuncia vale o non vale per il comune, è fruttuoso o meno, vale la pena accettarlo? Ne abbiamo discusso di questo? Non abbiamo discusso di questo. Quindi, ripeto, stiamo girando intorno all'obiettivo. È quello di rinviare questo per chiedere il punto dell'ordine del giorno per l'assessorato, per il parere all'assessorato. Abbiamo semplicemente richiesto questo, cercando di argomentarlo il meglio possibile. Visto che sono stato chiamato in causa, mi sembra opportuno, vero è che sono stati fatti 2 incontri, vero è che avevo ampiamente rappresentato il fatto che i 2 incontri non potevo essere al primo incontro perché, guarda caso, parlando proprio di territori di centro storico, eravamo impegnati con degli imprenditori del Belgio che sono venuti qua a Mussomeli proprio con l'intenzione di acquistare delle case e riqualificare delle case del centro storico, e avevo comunicato che non potevo essere presente alla riunione proprio perché eravamo impegnati a Palazzo Sgadari a presentare
Mussomeli il centro storico, a far visitare il centro storico a questi imprenditori, cosa che, fatto che ha avuto un rilievo significativo a mio avviso, assieme a tutta l'amministrazione, dai consiglieri comunali all'assessore ai lavori pubblici, infatti è un percorso che sta dando dei frutti, considerando il fatto che ci sono diversi imprenditori che già sono venuti a Mussomeli con l'intento di acquistare diverse case nel centro storico, quindi penso fosse interessante essere presente in quella circostanza. Al secondo incontro non sono stato presente perché ero in assessorato, proprio perché c'era in discussione l'approvazione del decreto, cosa che è avvenuta, del decreto, attendiamo la notifica di questo decreto, proprio all'assessorato infrastrutture per l'approvazione e la notifica definitiva del decreto sulla struttura ex Stallone Monti, per intenderci, quindi un progetto di 500.000 euro. Quindi purtroppo speravo di poter finire prima, avevo avvisato che se avessi avuto la possibilità di essere presente finendo prima dall'assessorato sarei stato ovviamente presente, così non è stato, quindi mi dispiace non essere stato presente, non per non partecipare alla riunione, non vedo alcun motivo per non farlo, ma semplicemente perché ero impegnato a Palermo. Dopodiché dico, sull'atto di indirizzo dell'amministrazione, io dico, è da 2 anni e mezzo che mi si rimprovera il fatto che l'amministrazione toglie prerogativa al Consiglio Comunale e quindi lo priva della sua funzione prevalente, e penso che nel momento in cui c'è da decidere un punto all'ordine del giorno in cui la prerogativa di decisione spetta al Consiglio Comunale, mi pare assolutamente, cioè delle due uno, o l'amministrazione è sempre invasiva oppure non lo è. Però detto questo, siccome non ho alcuna intenzione di tirarmi indietro rispetto all'atto di indirizzo, certamente non appena verranno fatti tutti i passaggi sul piano tecnico per verificare la fattibilità tecnica appunto dell'operazione, l'amministrazione nostra, cioè la nostra giunta, non si tirerà assolutamente indietro nel dire ai consiglieri qual è l'atto di indirizzo, chiaramente. No, chiudiamo la discussione. Trattiamo il punto 4. Trattiamo il punto 4. Le domande si possono riformulare nel punto 4. Chiudiamo queste note, passiamo al punto 4, che è l'approvazione del programma costruttivo in variante ai sensi dell'articolo della legge regionale 2296 per la realizzazione di numero 67 alloggi di edilizia convenzionata. Se c'è qualche consigliere direttamente interessato a questa delibera, è pregato di uscire. Su questo tema ne abbiamo parlato in diversi incontri fatti in quest'aula. Io apro la discussione, se voi ritenete opportuno dare la parola all'ingegnere Alba, diamo la parola all'ingegnere Alba. Se voi ritenete opportuno intervenire, intervenite. Se ritenete opportuno invece passare direttamente alla votazione per mandare l'atto in assessorato, prego, prego ingegnere architetto. Scusi, ingegnere, per lei è poco. Offende l'ingegnere Alba se mi chiama ingegnere. No, per carità. Chiedo scusa per il tono di poco fa, riformulo. Sindaco, lei ha avuto sicuramente degli impegni e non è stato, come dire, presente alle riunioni, ed è giustificatissimo, per carità. Io mi riferisco al fatto che in quelle occasioni, quando noi ripetutamente chiedevamo la presenza del sindaco, non era una richiesta strumentale, era una richiesta necessaria. Perché vedete, il sindaco è il capo di un'amministrazione, il sindaco ha una visione del territorio da qui in avanti. Quindi è chiaro che 20 consiglieri comunali a cui spetta la responsabilità di votare, ci mancherebbe altro, è nelle nostre prerogative, però credo che sia nelle prerogative programmatiche, di visione,
anche e soprattutto di chi in questo momento parla continuamente di territorio, come dire, esprimere un'opinione sulla tematica. Non è che stiamo chiedendo chissà che cosa. Un sindaco, io credo che la visione di quello che avverrà da oggi in avanti sia condizione necessaria affinché, diciamo, un sindaco abbia le idee chiare nell'amministrare, nel governare un territorio che ahimè deve governare perché è stato eletto e quindi deve avere le idee chiare su dove dobbiamo, ecco, su dove dobbiamo andare. Solo questo era, signor sindaco. Non può, lo sappiamo che le prerogative sono separate, sono diverse e sono separate, però sappiamo anche che diversi temi qua in quest'aula noi trattiamo, compreso il bilancio, per esempio, faccio un esempio così banale, però è chiaro che anche sul bilancio c'è un indirizzo politico di un'amministrazione che poi viene votato dai consiglieri comunali, lo sappiamo benissimo, ma c'è sempre un indirizzo politico, è chiaro. E poi quando viene fuori che ci sono delle opinioni o divergenze anche all'interno della giunta rispetto alle tematiche che stiamo trattando, noi come consiglieri comunali e come cittadini di questo paese vogliamo, come dire, che venga chiarita questa posizione. Credo che sia un nostro dovere, giusto consigliere Nigrelli? Non mi pare che stia chiedendo qualcosa di straordinario. Dopodiché, senza fare nessuna polemiche, no, le divergenze sono che in alcune occasioni giustamente l'assessore Nigrelli, che è anche consigliere, diciamo c'era questa doppia veste, diceva: sto parlando da consigliere, non sto parlando da assessore, sto parlando da assessore, non sto parlando da consigliere. E quindi questa confusione in quel momento di cose giustamente ci fa venire in mente che bisogna chiarire, quantomeno chiarire le posizioni, e in quell'occasione si potevano chiarire. Dopodiché credo che in questa riunione ci sia stato l'accordo di tutti, che era quella, ed è giusto che sia così, di mandare, per stare, insomma, per avere chiarite alcune cose, di mandare in maniera preventiva queste due varianti all'assessorato, e credo che noi siamo naturalmente disponibili a mantenere i patti e gli accordi che noi, come dire, da gentiluomini sosteniamo anche nelle riunioni non informali. Grazie. Posso rispondere, per favore, solamente per... Buonasera a tutti, io assolutamente non ci sono divergenze all'interno della giunta, perché lavoriamo ogni giorno in maniera unita e lavoriamo per il paese, lei lo sa bene, caro consigliere Geraci. Ero presente qui non in qualità di assessore, penso di essere stato chiaro e di averlo ampiamente spiegato, esplicitato all'interno di quell'aula, che era quest'aula, in quella riunione. Io ho solamente detto che come consigliere, in quanto appunto ho portato avanti l'interesse del progetto Case Un Euro da anni, da circa 5 anni, per quanto mi riguarda come consigliere è ovvio che una proposta di costruzione di 67 alloggi, per quanto importante possa essere dare alla casa a 67 persone, ho detto che cozza, si scontra in maniera importante, in maniera forte con quello che è il progetto Case Un Euro. Questo era, penso, per una questione di, come dire, di chiarezza, specificarlo, è quello che ho detto io l'altro giorno, poi penso di averlo detto in maniera chiara in italiano, caro consigliere. È ovvio che non voglio assolutamente limitare l'attività edificatoria, non voglio assolutamente non dare una casa a quei 67 cittadini che hanno fatto richiesta, e le ho detto che per quanto riguarda questo progetto, vista la, diciamo, necessità anche di sentire un parere sovracomunale, vista la problematica così importante, appunto per quell'accordo che avevamo da gentiluomini, ero d'accordo, come noi appunto abbiamo detto in quell'aula, di inviare questo progetto all'assessorato per un parere preventivo. Poi non ci sono assolutamente delle divergenze, ho dato una mia spiegazione, sì, è una valutazione da consigliere, perché come assessore non posso assolutamente dare valutazioni, perché questa è una proposta che non passa assolutamente dalla giunta, assolutamente, a differenza del bilancio che invece viene votato dalla giunta, caro consigliere. Grazie.
Prego, consigliere Moni. Grazie Presidente, io trovo difficoltà a commentare l'intervento del consigliere assessore Nigrelli, perché vede assessore, lei non è che entra in aula un giorno, entra l'assessore, lascia i vestiti di consigliere fuori ed entra l'assessore, alla riunione successiva entra da consigliere e i vestiti di assessore rimangono fuori, cioè lei è assessore ai lavori pubblici, io lo voglio ricordare, è stato lei a fare la proposta qui, è stato, la prima volta è stato lei a relazionare al posto dell'ingegnere Alba, un consigliere non può relazionare al posto dell'ingegnere Alba, un assessore a ramo può farlo, è stato lei a portare avanti il progetto delle case a un euro, l'assessore lo può fare, il consigliere lo può semmai proporre, allora dico... E assessore Nigrelli, non ci prendiamo in giro, qua siamo tutti grandi e vaccinati, capiamo perfettamente i motivi per cui lei si può esprimere e il sindaco non si può esprimere, lo capiamo perfettamente perché siamo grandi. Lo faccio capire benissimo, sindaco, lo faccio venire a capire, per lo stesso motivo per cui si volevano rinviare i due punti, perché non si volevano trattare queste due tematiche, perché lei sa benissimo che esprimersi su questi argomenti, diciamo che dal punto di vista elettorale non è molto, la cosa non porta molti benefici. È così, sindaco, è così. Allora io le chiedo espressamente, perché non credo che sia lei se mai sta a chiedere, fare una domanda al sindaco. Le chiedo, lei condivide la proposta presentata dall'assessore Nigrelli di portare, di chiedere il parere preventivo all'assessorato su queste due? Lo condivide, sì o no? Lo condivide? Perfetto, questo volevo sapere. Quindi lei condivide questa proposta? Benissimo, grazie. Abbiamo saputo una piccola idea su questo argomento del sindaco, visto che ancora lei non si era espresso, si guardava bene dall'esprimersi, dall'essere presente alle riunioni, perché non è vero che lei ha annunciato che non sarebbe stato presente alla seconda riunione con largo anticipo, perché noi abbiamo chiesto espressamente alla prima riunione al sindaco, la riunione si deve fare solo e soltanto se è presente il sindaco ed è presente l'ingegnere Alba, quindi non mi venga a dire che è stato trattenuto a palestra, ripeto, siamo grandi e vaccinati, lei voleva sfuggire a questo argomento, ci sarà riuscito? Probabilmente sì, però ognuno qui si fa la sua idea. Questo dico, non si illude di aver preso in giro le persone, solo questo. È probabile che le sue idee erano sbagliate. Sì, sì, sicuramente, perché se lei fissa le riunioni, non le fisso io le riunioni, le fissa il Presidente, lei l'ha convocato, l'ha invitato. Lei ha fissato una riunione il martedì successivo senza sapere se io c'ero. Quindi, non le fisso io le riunioni, le fissa il Presidente, il sindaco. Posso, Presidente? Solamente, voglio fare solamente una domanda in quanto parte. Se devo prendere in esame la nota che mi avevano mandato. No, mi fanno una domanda, una voglio solamente rispondere. Devo chiedere l'autorizzazione. Io sta chiedendo la consigliere. Io essendo da consigliere, essendo stato tirato, parlo da consigliere e assessore a questo punto. Ok, grazie. Perché la legge me lo permette, lo posso fare e lo so. Io sono curioso, consigliere. Io probabilmente facendo quella proposta le ho tolto tanti imbarazzi, lei lo sa, lo sa meglio di me. Sì, e io le faccio una domanda, lei come la pensa? Lei e i suoi consiglieri comunali come la pensa? Esattamente come me. Ma come la pensa? Posso rispondere? Ha fatto domanda, posso rispondere, grazie. Veda, assessore consigliere, io sono stato presente e alla prima riunione in estate e alla seconda riunione convocata il 10 di ottobre e alla terza riunione il 17 ottobre, e lei sa benissimo, come sono tutti i consiglieri, che io forse sono stato il primo a esprimersi, tant'è che io ho detto condivido in pieno la proposta dell'assessore Nigrelli, questo io l'ho fatto, sono stato presente 3 volte, il suo sindaco non l'ha fatto. Siamo d'accordo tutti d'accordo allora? Sì, assolutamente. La nostra opinione la conoscevano tutti, la sua non la conosceva nessuno, sindaco, è questa la differenza di quando non ci sono io, sì, è chiaro che non lo può conoscere. Ripeto, lei ha avuto una settimana di anticipo per organizzarsi per quella riunione, evidentemente non voleva esserci, questa è la verità. Ora sto dicendo abbiamo chiarito, va bene, il punto è stato esplicato, allora votiamo la proposta di mandare gli atti all'assessorato in maniera per il parere preventivo, va bene? Martorano. Moni, sì. Capodiccio, assente.
misurare. Valenza Jessica. Mangino. Sì. Valenza Calogero, sì. Mistretta. Sì. Geraci. Sì. Castiglione. Sì. Sciarrino. Sì. Modica. Cardinale. Sì. Migrelli Gianluca. Sì. Kembri. Sì. Amico. Sì. Migrelli Salvatore. Sì. Guadagnino. Sì. Bullo. Assente. Sì. Di Lena. Sì. Allora, consiglieri presenti 15, consiglieri votanti 15, voti favorevoli 15, quindi passa la proposta di mandare gli atti all'assessorato per il parere preventivo. Ora, se mi permettete, dato che tra il punto 4, cioè il punto 6 è una delibera simile al punto 4, faccio io la proposta, in maniera anomala, di anticipare il punto 6 al posto del punto 5. Se siete d'accordo rimanete seduti, se non siete d'accordo intervenite. Bene. Allora, punto 5, punto 6 diventa punto 5, è l'approvazione del programma costruttivo ai sensi della legge regionale 28.186 per la realizzazione di numero 13 alloggi sociali di edilizia convenzionata sul terreno ubicato tra la via Tazio Nuvolari e Piazza Stato del Comune di Mussomelli. Qui è inutile dire che siamo davanti alla stessa tipologia del punto 4. Anche qui si tratta di votare la delibera per portare gli atti come parere, per parere preventivo all'assessorato del territorio dell'ambiente. Quindi passiamo direttamente alla votazione. Martorano. Muni. Sì. Capodici. Misuraca Calogero. Misuraca. Sì. Valenza Jessica assente. Mangini. Sì. Valenza Calogero, sì. Mistretta. Sì. Geraci. Sì. Castiglione. Sì. Sciarrino. Sì. Modica. Cardinale. Sì. Migrelli Gianluca. Sì. Sembri. Sì. Amico. Sì. Migrelli Salvatore. Sì. Guadagnino. Sì. Bullo. Sì. Di Lena. Sì. Anche qui, consigliere presente 15, votante 15, voti favorevoli 15. Anche questa delibera viene approvata. Passiamo al punto 6, che sarebbe il punto 5, quindi la gestione associata del servizio asilo nido per il periodo del 6/11/2017 al 6/11/2020. Prego l'amministrazione a esplicare tale delibera. Sì. Grazie, buonasera a tutti. In merito a questa deliberazione si tratta di estendere il servizio dell'asilo nido ai bambini di Acquaviva. Quindi è una convenzione con il comune di Acquaviva che consente ai lavoratori di Mussomeli, cioè praticamente alle mamme che lavorano a Mussomeli, di portarsi dietro i bambini per collocarli, diciamo, nel nostro asilo nido. E quindi è una delibera che già esisteva e quindi si tratta semplicemente di un rinnovo. Naturalmente è una delibera ottima. L'unica cosa che dispiace è che attualmente ancora bambini di Acquaviva che ne lo frequentano non ce ne sono e ci auspichiamo che ci siano delle ulteriori, diciamo, frequenze, e quindi di questo si tratta. Ed è una delibera quindi triennale, quindi che parte dal 6/11/2017 fino al 6/11/2020, quindi questa convenzione con il comune di Acquaviva. Pertanto se ne propone l'approvazione. Grazie. Allora, oggetto la gestione associata di asilo nido, Martorana. Muni. Sì. Capodici. Sì. Misuraca. Sì. Mangino. Sì.
Marenzacalogero sì, Mistretta, sì. Geraci, sì. Castiglione, sì. Sciarrino, sì. Modica, Cardinale, sì. Nigrelli Gianluca, sì. Schembri, sì. Amico, sì. Nigrelli Salvatore, sì. Guadagnino, sì. Bullo, Vilena, allora, consiglieri 16, votanti 16, voti favorevoli 16. La delibera è approvata. Passiamo al punto 7. Approvazione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Mussomeli. Anche qui l'amministrazione pregata di spiegare. Sì, Presidente, si tratta di del regolamento che abbiamo ritenuto opportuno inserire a seguito dell'approvazione del progetto di videosorveglianza, anche per evitare che ci sia un uso in qualche modo non corrispondente a ragione di opportunità. Allora, abbiamo previsto la formulazione di un regolamento che disciplina appunto l'utilizzo della videosorveglianza, soprattutto delle immagini legate alla videosorveglianza, e questo è evidente per ovvie ragioni di privacy. Pertanto proponiamo appunto al Consiglio Comunale l'approvazione, intanto la verifica di questo regolamento e la sua eventuale approvazione, appunto in considerazione del fatto che le immagini sono trattate nel pieno rispetto del regime della privacy e quindi con la definizione di un responsabile specifico per l'utilizzo delle immagini. Interventi? Sì, Presidente, io non mi sento di poter partecipare alla votazione, all'approvazione di questo regolamento, perché non conosco il regolamento, perché non mi è stato fornito copia o non mi è stata mandata copia del regolamento, quindi sconosco il regolamento, pertanto non posso votarlo, per cui non parteciperò a questa votazione. Valutate voi se è il caso di rinviare, non lo so. Spiegato perché la 4 e la 6 non venivano mandate, però questa non capisco come non è arrivata. Se è stato un problema solo via, no. Questione molto semplice, un discorso, dato che il sindaco in premessa credo che sia abbia detto bene quando si tratta di questa materia della videosorveglianza, che è fondamentale affinché ci sia un regolamento che rispetti soprattutto la legge sulla privacy e la privacy dei cittadini, e nello stesso tempo aumenti il grado di sicurezza di noi cittadini, è tenuto conto che c'è stato questo disguido tecnico e quindi non c'è stata la possibilità di approfondire bene l'argomento, chiediamo, dato che vogliamo partecipare attivamente al voto e se è possibile anche emendarlo, migliorarlo, chiediamo di rinviare il punto all'ordine del giorno ad altro consiglio utile, se è possibile. Questa è la nostra richiesta. Grazie. Io, in attesa di altri interventi, mi scuso per l'accaduto, perché ripeto, 4 e 6 vi ho spiegato perché non li ho mandati, sul 7 onestamente non capisco come questo sia potuto avvenire, però scusatemi, a nessuno è arrivato il punto 7? A me è arrivato, i destinatari ci sono pure, il dottore Sciarrino. No, io parlo regolamento, di regolamento, arrivato. Dammi la data delle mie. Vabbè, adesso
Allora, scusate, c'è stato un inconveniente. Ma neanche Salvatore, cardinale che parla, scusate, certe volte non capisco se la proposta di rinviarla è accettata da tutti, risolviamo il problema, rispettiamo le motivazioni che non sono quelle. Abbiamo messo anche la chiamata di centrale, e stare a parlare di esterno. Ma non ho capito, ma non ho capito, ma non ho capito. È delibera di quando in qua si manda il capello, scusa, ma è il consiglio comunale. Si mandano tutti i consiglieri comunali. Cioè, se questo è stato sì, ma scusate, c'era una proposta. Un errore magari dell'ufficio. Allora, scusate, dato, ci scusiamo per l'inconveniente, c'è intanto una proposta. Votiamo la proposta. Martorana. Moni. Sì. Capodici. Sì. Misuraca. Sì. Valenza Jessica. Mangino. Lorenzo Calogero, sì. Mistretta. Sì. Geraci. Sì. Castiglione. Sì. Sciarrino. Sì. Modica. Sì. Cardinale. Sì. Migrelli. Sì. Schembri. Sì. Amico. Sì. Migrelli Salvatore. Sì. Scusate, stiamo votando il rinvio. Eh? Vullo. Di Lena. Allora, consiglieri presenti 16, votanti 16, voti favorevoli 16, la proposta viene rinviata al prossimo consiglio comunale. I punti dell'ordine del giorno sono stati completati, vi auguro una buona serata e arrivederci alla prossima.